C'è anche un giornalista di Cortona, Andrea Milluzzi, tra gli aretini che si trovavano a Bruxelles al momento degli attentati. Scrive per l'Huffington Post: si trovava a Bruxelles per seguire un forum sull'agricoltura. Il suo resoconto, però, ben presto, dopo le esplosioni, è diventato ben altro, andando a seguire da vicino i minuti seguenti al terribile attentato. Ecco cosa ci ha dichiarato nel pomeriggio, quando siamo riusciti a contattarlo telefonicamente. Guarda, l'ho vissuta prima la mattina all'aeroporto, cercando di vedere un po', insomma, quello che stava succedendo, e sono arrivato la mattina poco dopo il primo giorno, appunto, all'aeroporto, e ho visto l'evacuazione dei passeggeri sostanzialmente. E adesso invece il pomeriggio sono arrivato in centro città, e dopo aver fatto un giro in centro città adesso sono a Molenbeek, il quartiere, sai, dove hanno arrestato Salah e tutto. E niente, la situazione in realtà è stata gestita con molta tranquillità, con molta pacatezza, nel senso non ci sono state scene di panico. Anche la fazione dei passeggeri dell'aeroporto è andata avanti tranquillamente, quindi insomma Bruxelles non si è fermata, diciamo, a livello di servizi, appunto l'aeroporto, la metro e i mezzi pubblici, però la vita ha continuato tranquillamente. Tu ti trovi lì per lavoro o per altre ragioni? No, proprio con un forum, sì, in realtà era per tutt'altro motivo, cioè per lavoro, ma tutt'altro argomento, e poi insomma è successo quello che è successo, ho seguito gli avvenimenti, insomma. Ecco, si è capito subito di che cosa si era trattato, ecco, a livello così di sensazioni, no? Magari tra le persone che hai incrociato. Ma appena è successo questa mattina presto era ancora tutto un po' chiaro. Poi sì, chiaramente non ci sono voluto molto per collegare, sono attacchi così collegati con queste modalità riportano quel tipo di terrorismo là, insomma non si sbaglia. C'erano stati, ecco, diciamo il fermo di Salah, chiaramente può essere in relazione a quanto è accaduto, può essere una risposta secondo te, cioè c'erano avvisaglie secondo te che poteva accadere qualcosa lì? Guarda, questi sono elementi che li conoscono l'intelligence, la polizia, e non saprei dirti. Chiaramente la coincidenza, concomitanza, la successione degli eventi, pensare questo, sì. Però ti ripeto, non avrei nessun elemento per dirti sì o no, insomma. Ecco, ci sono aretini anche di tua conoscenza che tu sai che sono lì, o non hai contatti di questo tipo? No. Non lo so, in realtà. In realtà non è una città che frequento virtualmente, Bruxelles, cioè sono veramente abbastanza casuale la mia presenza qua oggi. E non saprei dirti se ne sono altro oppure no. Immagino che hai avuto molte telefonate per sapere se stavi bene. Infatti scusa, vanno un po' piano, ma sono stanchino, insomma, perché sì, chiaramente molte interviste, molte telefonate, è normale, giusto che sia.